Il comune di Messina insieme a quello di Milazzo sono i comuni che hanno ricevuto più fondi, dove infrastrutture ma anche trasporti, diciamo, per quanto riguarda il che cosa si fa, infrastrutture. Poi in quali settori si interviene? Trasporti, istruzione e occhio anche al tema dell'ambiente, interessante. Questo è il sito che ve lo consiglio. Come si monitorano i bandi? I fondi strutturali europei mediati dalla regione, quindi i bandi li fa la regione. Con il sito Euroinfo Sicilia, che dovrebbe iniziare a funzionare, speriamo, meglio di quanto abbia funzionato fino a questo momento. Diego, se puoi ripetere per fuori il sito Open Coesione? Sì. Che sentivo che c'era un po' di tempo. Sì, 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 questo lo lascio, ma poi comunque le slide le avrete, se possono essere utili. E lì ci sta una banca dati interessante, perché potete capire su Open Coesione quali progetti sono stati finanziati e che cosa ne è di questi progetti, cioè andate a vedere proprio sul campo. Euroinfo Sicilia, che è l'altro sito in cui usciranno i bandi per la nuova programmazione, che ancora non è iniziata. Io devo correre perché parliamo del 2014-2020, iniziamo in ritardo, è un ritardo storico. Ogni volta che inizia la nuova programmazione stiamo ancora spendendo i soldi della precedente. Siamo al 2015, ancora il programma operativo 2014-2020 non è partito, dobbiamo ancora spendere tutti i fondi a disposizione, avete visto prima, sono 1,9 miliardi da spendere. Comunque sia, questa è la dotazione del FESR, quindi il più grande fondo, la più grande fonte di finanziamento per la Sicilia nei prossimi 9 anni, 2014-2020, da spendere entro il 2023. Questi 11 assi praticamente domineranno, diciamo, la scena dei finanziamenti in Sicilia, e sono tre soprattutto gli assi che monopolizzano la spesa. Fanno quasi la metà della spesa: l'asse 3 dedicato alle imprese, l'asse 4 dedicato all'energia, l'asse 7 dedicato ai trasporti. Ma a noi non interessano oggi, perché parleremo di dissesto e di cultura. 11 obiettivi tematici, però ve li ho voluti diciamo elencare qui sulle slide, li troverete appunto per ciascun obiettivo tematico che cosa verrà finanziato, e poi vi posso dare anche il documento, il programma operativo regionale. Gli assi di cui ci occupiamo oggi, fra questi 11, vedete, ricerca e sviluppo, agenda digitale, competitività delle piccole e medie imprese, energia sostenibile, l'asse 5 e l'asse numero 6 sono quelli di cui parleremo oggi: cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi e tutela dell'ambiente. Tra le pieghe di questi due assi ci sta il dissesto idrogeologico e la cultura e il patrimonio artistico. Ok, qui vado avanti perché non ci interessano, ma comunque ce li avrete. Qui ho diciamo, fatto una sintesi degli assi precedenti. Arriviamo al 5, cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi. Cosa c'è dentro? Innanzitutto 264 milioni a disposizione. Primo elemento. Secondo elemento, cosa verrà finanziato nell'ambito dell'asse 5? Rischio idrogeologico, quindi riduzione del rischio idrogeologico ed erosione costiera, e poi riduzione del rischio sismico. Che significa rischio idrogeologico? Non sono di certo io a doverlo spiegare qui nella terra, diciamo, martoriata dal dissesto. È importante capire quali sono le cause, e sapete benissimo quali sono le cause, tra cui anche appunto l'abusivismo edilizio spinto, insomma tutta una serie di cause importanti. Io andrei direttamente al fatto che questo è un tema importante non soltanto per la provincia di Messina, ma come vedete il 70% dei centri abitati in Sicilia è vulnerabile al rischio idrogeologico, quindi stiamo parlando di un problema sentito in tutta la Sicilia. Il piano stralcio per l'assetto idrogeologico, che è il documento di riferimento sulla base del quale è stata stilata la lista delle priorità del programma operativo, dice che ci sono 800 siti soggetti a rischio geomorfologico, 400 siti, insomma in tutto 1500 siti a rischio in tutta la Sicilia. Qui ho voluto fare un piccolo focus sulla provincia di Messina, su alcuni comuni la cui pericolosità e il cui rischio è stato giudicato elevato, per esempio appunto il comune di Messina con 23 aree a rischio R4, che è il maggiore grado di rischio. Ecco, a fronte poi ovviamente il piano per l'assetto idrogeologico, che sul sito è fermo al 2004, ma ci sono gli aggiornamenti, cioè ogni volta che capita qualcosa si aggiorna il piano di assetto idrogeologico. Per esempio l'ultimo è stato quello del 18 febbraio 2015 con questi comuni della provincia di Messina. 560 milioni di euro spesi fino a questo momento, quindi periodo di programmazione 2000-2006, 2007-2013. 119
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico fino a questo momento, e dicono loro c'è stata una riduzione del 15% delle aree a rischio per effetto di questi fondi spesi fino a questo momento. Ma andiamo a vedere che cosa verrà finanziato. 1. La messa in sicurezza dei territori più esposti al rischio, e 2. Le infrastrutture verdi e blu. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa stiamo parlando. L'azione 1 prevederà quindi la messa in sicurezza dei centri abitati e il cosiddetto potenziamento della risposta pubblica. Che cosa significa? Innanzitutto, una parte di questa azione, che vi consiglio caldamente di annotare perché sarà fondamentale per questo territorio, prevede un intervento specifico soltanto per i comuni della provincia di Messina. Ed è un esperimento di pianificazione partecipata che verrà fatto proprio qui su questo territorio. Non so se qualcuno di voi ne ha già sentito parlare del piano di azione locale per l'azione partecipata. Ma la gestisce la provincia o il comune? Bella domanda, non si sa ancora, ne parleremo adesso. Ho parlato, diciamo, nelle due settimane precedenti a questo incontro, ho avuto degli scambi molto accesi con il Dipartimento della Protezione Civile e dell'Ambiente, che si occupano di questo, diciamo, di questo programma, e neanche loro sanno bene in che modo si sta evolvendo. Comunque io ad oggi vi do lo stato dell'arte, vi do quello che è stato deciso fino a questo momento, con possibilità anche di cambiamento, perché il programma operativo FES non è stato ancora approvato, c'è ancora uno scambio di osservazioni con la Commissione Europea, quindi c'è anche la possibilità che molte delle cose che diremo adesso vengano messe da parte, modificate, insomma è un terreno, diciamo, in evoluzione. Ma vediamo bene in che cosa consiste questo processo partecipativo, che, ripeto, avverrà soltanto nella provincia di Messina. Quindi è un progetto pilota per la gestione del rischio idrogeologico. E i territori sono, non tutti i comuni della provincia di Messina, sono soltanto i territori, diciamo i comuni, una ventina, che vanno dal bacino del versante ionico e tirrenico fino al bacino idrografico del fiume Rosmarino. Ok, sono una ventina. Il dirigente non mi ha voluto dire quali sono perché ancora non sono ufficiali, ma saranno una ventina, e verranno finanziati progetti dai 100.000 ai 200.000 euro, quindi piccoli progetti. Ci sarà una fase 1 e poi una fase 2. Nella fase 1 ci sarà diciamo l'animazione del territorio, la chiamano l'animazione del territorio. Questa volta la regione vuole fare partecipare i cittadini, quindi vuole animare il territorio, le organizzazioni. Sembra strano, è incredibile. Attenzione quello che dico io, attenzione come avviene nella valutazione ambientale strategica al ruolo dei cittadini, che spesso viene messo da parte. Quindi io prego ai cittadini di questo territorio di stare bene allerta rispetto alle modalità con cui verranno coinvolti i cittadini, perché si parla di una società che dovrebbe fare da animatore locale, cioè raccogliere le istanze del territorio e quindi animare con gli organismi della società civile e contribuire a scrivere insieme questo PAL. Il PAL è il piano di azione locale, nel quale verranno inseriti gli strumenti, gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico che dovranno scrivere i cittadini, dovranno proporre i cittadini, perché l'innovazione, diciamo, di questa fase sostanzialmente è l'inserimento di interventi tradizionali, di tecniche locali, di strategie, diciamo sì, di tecniche locali di intervento su questo rischio. Quindi i cittadini dovranno dire: signori, questo territorio ha una vocazione di questo tipo, questo territorio può difendersi dal rischio in questo modo, quindi ci sarà una compartecipazione tra autorità pubbliche competenti e società civile. Ok? Vedremo come andrà a finire. Circa 20 comuni verranno coinvolti, ogni raggruppamento avrà a disposizione 2 milioni di euro, quindi stiamo parlando di grosse cifre. Ma a patto che i cittadini vengano coinvolti, o se no se ne vanno per i fatti loro a fare i lavori? Perché questa non sarebbe male. Bella domanda, anche questa. Siamo tutti responsabili, alla fine dobbiamo contribuire. Sì, assolutamente, sì. Guarda, sì. No, è importante capire in che modo le organizzazioni del territorio vengano coinvolte, perché parlavo qualche giorno fa con il dirigente, ho chiesto loro: ma in che senso, chi organizza le istanze del territorio? Loro mi hanno detto: una società. Ma una società, quale società? In che modo verrà scelta questa società? Sarà una società per ciascun PAL, per ciascun raggruppamento? Sarà una società unica per tutta la provincia di Messina che organizza le istanze, organizza, quindi ancora loro non lo sanno questa cosa. E quindi
prego voi, diciamo, spingo voi a cercare di capire. Poi alla fine vi darò anche il numero di telefono del tipo che si è occupato di quest'asse, così potete gentilmente, diciamo, consultarlo. Come? Già l'acronimo preoccupante. Già l'acronimo, certo. Diciamo, non lascia ben sperare.